il McDonald's di Siderno e Vibo è arrivato il Recruiting Day, un giorno dedicato alle selezioni di nuovo personale. Nonostante il momento di grave crisi, aziende come la Sagra SRL, società licenziataria dei due McDonald's, seleziona personale per nuove assunzioni. Si tratta di introdurre nel mondo lavorativo più di 100 unità che saranno utilizzate di qui a poche settimane e che naturalmente andranno ad integrarsi con il personale già esistente, altre 120 unità che complessivamente già lavorano nei due McDonald's calabresi. Il McDonald's di Siderno e di Vibo pensano addirittura a raddoppiare il personale. Lo chiediamo a Sergio Scirà, che è il licenziatario di queste due strutture. Oggi ci troviamo a Siderno, un giorno importante per chi vuole in realtà lavorare in questo settore e anche delle ambizioni, possiamo dire così? Assolutamente. Oggi è Recruiting Day e giovedì faremo il Recruiting Day di Vibo. Come dicevo, ti accennavo prima, hai detto anche bene tu, il nostro obiettivo è quello proprio di raddoppiare le unità lavorative all'interno dei nostri ristoranti. Questo perché è un progetto a lunga gettata, quindi il nostro obiettivo è di lavorare per i prossimi 6-12 mesi, quindi per formare le persone, poi portarle a raggiungere il livello di produttività di un certo livello, bisogna partire in anticipo, e quello che noi stiamo facendo oggi è proprio questo, fare dei recruiting day dove abbiamo ricevuto tantissimi curriculum e stiamo ricevendo anche qui, lo si vede, tantissime candidature spontanee, gente che si è presentata, che ha sfruttato questa occasione per candidarsi a questa nuova, a questa raccolta di curriculum. Quindi l'obiettivo è quello di raddoppiare. Noi ad oggi stiamo facendo recruiting day per quanto riguarda le figure, noi chiamiamo crew, quindi operatore di base, stiamo offrendo un lavoro part time con una certa flessibilità, cerchiamo persone che ovviamente hanno ambizioni, sono persone che siano motivate, che hanno voglia di investire in questo lavoro per poi dare anche a loro l'opportunità di crescita all'interno della struttura aziendale. Tengo a precisare questo aspetto dove alcuni dati importanti, oltre il 60% delle persone che lavorano all'interno dei nostri ristoranti è donne, quindi diamo anche opportunità alle persone che sono mamme di lavorare all'interno del nostro ristorante e in particolare alle donne. Oltre il 90% delle persone che ricoprono figure manageriali sia all'interno del ristorante di Siderno ma all'interno della struttura McDonald's Italia sono tutte persone che sono cresciute dal basso, quindi è un'azienda meritocratica, un'azienda che dà l'opportunità alle persone di sviluppare le proprie competenze e soprattutto di crescita e di sviluppare e di ricoprire ruoli di dirigenziali. Quanti curriculum avete visto voi o persone questa mattina? Allora, abbiamo visto una trentina di persone questa mattina, diciamo, sia contattati telefonicamente, tanti anche spontaneamente sono venuti. Ci sono richieste? Sì, sì, ci sono molte richieste. Cos'è che guardate di un candidato al momento in cui fate i colloqui? Perché mi pare che c'è una parte scritta, anche un colloquio dopo. Sì, allora, predisposizione comunque al lavoro, molto spirito di gruppo, comunque. Ci vuole anche disponibilità di tempo, come funziona? Sì, cioè, comunque richiediamo una flessibilità, ecco, oraria. Noi abbiamo comunque turni molto flessibili, quindi diciamo che è una disponibilità da parte nostra ma anche da parte dei nuovi assunti. Sono più uomini o donne quelli venuti? Più donne. Io mi occupo dell'amministrativo, quindi gestisco il personale, diciamo, quindi è questo che sto facendo adesso. C'è un'esigenza importante, diceva la proprietà, nei prossimi mesi delle prospettive importanti, è quasi un raddoppio. Eh sì, perché andiamo incontro alla bella stagione, noi siamo grazie a Dio un posto di mare, quindi comunque il turismo c'è. E quindi gli aumenti ci sono anche, quindi c'è necessità di più personale. Dal 2017 una bella carriera, tu hai due lauree. Sì, sì, ne ho conseguito due lauree proprio mentre lavoravo, quindi sia lavoravo sia studiavo. Ora hai cambiato ruolo.
Sì, da luglio dell'anno scorso non mi occupo soltanto della parte operativa, ovvero di friggere patatine, mandare le carni, servire i clienti al drive, ma anche della gestione del personale. Quindi gestiamo le nuove assunzioni, le temperature e le presenze dei ragazzi, fatture, tutto ciò che riguarda la gestione dell'amministrazione. Insomma, un'azienda dove si può crescere, tu sei cresciuto all'interno e hai ambizione di continuare naturalmente. Certo, sì, c'è sempre bisogno di nuovo personale, io consiglio a tutti di entrare a fare questa esperienza perché comunque è una favolosa esperienza in cui non si è soli perché si è come in una grande famiglia. Ti piace questo lavoro? Mi piace, ho anche amici che lavorano qua, quindi mi hanno detto che era una buona azienda. Sì. Di dove sei tu? Io sono argentina. Sei argentina e vivi? Abito qua a Siderno. Attualmente sono 5 anni, ho iniziato nel 2017, poi c'è stato il cambio diciamo dell'aziendale e poi ho continuato con la nuova azienda. Magari come questo del McDonald's che ti consente il tuo luogo di nascita o comunque dove vivi di mantenerti. Assolutamente, assolutamente, è un diciamo che è abbastanza impegnativo per quanto riguarda gli orari, però comunque essendo un part time comunque riesci a conciliare lavoro e famiglia perché comunque gli impegni ci sono sempre, però bene o male con il lavoro e con l'azienda riusciamo sempre a conciliare le due cose. Antonella, tu da quanto è che lavori a McDonald's? Sono 3 anni, a febbraio ho fatto 3 anni che lavoro qua. Cosa ti ha motivato, cosa ti ha attirato di questo lavoro? Allora, diciamo che è iniziato il mio ragazzo qui, quindi ho visto più o meno l'ambiente, il lavoro com'era, mi raccontava diciamo ogni giorno le cose che faceva qua e ho detto di provarci. Ci hai provato? Ci ho provato ed è andata benissimo, non bene ma benissimo, infatti sono 3 anni che mi trovo qua, mi trovo abbastanza bene con i colleghi, con il proprietario, con i manager, mi piace il lavoro. Io faccio sia McCafé, drive, ho imparato un sacco di postazioni. Di essere veloci nel drive. Veloci. I tempi sono... Sono importanti, sì, sono importanti, veloci nel drive, ma veloci in tutto, nel lavoro di per sé. Veronica, tu lavori da quanto qui al McDonald's? Da 3 mesi, ho fatto formazione da 3 mesi. Quindi è stata messa in prova 3 mesi e poi oggi, quando è stata confermata? Da una settimana circa, ho avuto la conferma del contratto. La soddisfazione? Sì, molto. Molta soddisfazione nella mia. Tu hai fatto altri lavori con contatti con il pubblico, certamente. Sì, assolutamente, da un bel po' di anni, poi ho avuto la possibilità di fare questa esperienza. Qual è la differenza di lavorare al McDonald's? La stabilità di avere un contratto, la fortuna di lavorare comunque con molte persone che hanno un livello diverso dal mio, differente. Crizia, da quanto tempo è che lavori al McDonald's? Sono 6 mesi che sono qui. Quindi relativamente pochi? Relativamente pochi, sì. Però... Cosa ti ha spinto a cercare questo lavoro? Questo lavoro diciamo che l'ho sempre ricercato perché comunque è un lavoro che ti dà delle prospettive di vita abbastanza ampie a livello di crescita professionale e quindi poi per fortuna mi hanno chiamato a colloquio ed è andata bene. Senti, che ruolo svolgi ora, anche se all'inizio? Io ora sono crew e quindi svolgo un po' tutto il lavoro avanti. Lo sportello, agli sportelli? Sì, anche al drive, ora piano piano sto imparando tutte le postazioni, quindi. E gli orari sono molto flessibili, quindi riesco a gestire bene le mie giornate con il contratto di lavoro che ho. Riesci a dedicare tempo ai figli, alla famiglia, sì, tranquillamente? Sì, ripeto, gli orari sono molto flessibili, quindi riesco a gestire bene questo lavoro.